Cecilia Rodriguez a Signorini, sono pazza di Ignazio. Cecilia e Ignazio, il retroscena non andato in onda, la Rodriguez si confessa a Signorini. Cecilia Rodriguez è realmente innamorata di Ignazio Moser? Il pubblico del Grande Fratello VIP non vede l'ora di scoprire come andrà a finire questa complicatissima storia d'amore. I telespettatori italiani si sono infatti divisi a metà. C'è chi è convinto che l'argentina e l'ex ciclista siano destinati a lasciarsi dopo pochi giorni insieme al di fuori della casa e chi, invece, è sicuro dell'esatto contrario. In ogni caso, i due diretti interessati continuano a dichiararsi amore. La sorella di Belen è stata eliminata lo scorso lunedì e una volta arrivata in studio da Ilary Blasi e Alfonso Signorini ha cercato di essere il più diretta possibile. Oggi, scopriamo un particolare dettaglio che non è andato in onda su Canale 5, poiché è accaduto proprio durante la pubblicità. Grande Fratello VIP, Cecilia Rodriguez e i sentimenti per Ignazio, la rivelazione ad Alfonso Signorini. Sembrerebbe proprio che Cecilia Rodriguez, durante la pubblicità, abbia confessato i suoi veri sentimenti nei confronti di Ignazio Moser. L'argentina pare infatti aver parlato con Alfonso Signorini mentre le telecamere non stavano riprendendo. La sorella di Belen sembra aver dichiarato di aver perso completamente la testa per l'ex ciclista. Insomma, la giovane ragazza proclama il suo grande amore anche dietro le telecamere. A rivelare questo piccolo dettaglio è proprio uno degli opinionisti di Mattino 5, nonché giornalista di Chi Valerio Palmieri, che durante la puntata in onda mercoledì 22 novembre ha svelato questo curioso particolare. Insomma, non crediamo ci sia più alcun dubbio sulla veridicità dei sentimenti che provano Cecilia e Ignazio. Cecilia da Francesco Monte dopo il Grande Fratello VIP? Ultime news. La Rodriguez non ha mai nascosto neanche davanti a Moser, di voler parlare con Francesco Monte. Ora che non si trova più all'interno della casa più spiata d'Italia, l'argentina sembra essere ancora convinta di raggiungere il suo ex per gli ultimi chiarimenti. In ogni caso, al momento, l'ex tronista di Uomini e Donne non sembra aver ancora voluto incontrare la bella Cecilia.